Ragazzi, buongiorno. Dedichiamo la nostra prima video lezione registrata al barocco. Il barocco è quel momento della storia dell'arte che, sviluppandosi nel corso del Seicento, cioè del XVII secolo, caratterizza le arti di tutta Europa. La caratteristica del barocco è certamente quella di essere un'arte particolarmente teatrale, che coinvolge, come è noto, tutte le forme di espressione artistica, in particolar modo quelle relative all'arte figurativa. La pittura, la scultura, l'architettura lavorano insieme, potremmo dire così, producendo risultati sorprendenti, suggestivi, in generale soggioganti per lo spettatore. Se voi entrate in una chiesa barocca, per esempio a Roma, a Santa Maria della Vittoria, oppure in un'altra importante chiesa, Sant'Ignazio, per esempio, trovate un edificio talmente sontuoso, talmente caratterizzato da forme di arte diversa, anche teatralmente rappresentati. Troviamo degli stucchi che sembrano bronzo e opere pittoriche che sembrano invece in rilievo. Ecco, l'arte barocca nelle sue diverse forme racconta proprio questa potenza che le arti maggiori, pittura, scultura e architettura, seppero esprimere nel corso del Seicento, nel corso del XVII secolo. Anche della parola, il termine barocco, non abbiamo notizie certissime. Forse dallo spagnolo barrueco, forse dal portoghese barrocco, comunque la parola certamente sembrerebbe venire da quell'area culturale indicando una perla irregolare. Quindi nell'indicazione, nel termine, nella definizione della parola stessa, vi è in qualche modo il contenuto del barocco, la irregolarità, il carattere di peculiarità dato alle forme e alla relazione tra le diverse arti. Se per il Rinascimento erano le forme perfette, il cerchio, potremmo dire il quadrato, le forme geometriche che erano contenute nella risoluzione delle arti, nell'architettura oppure nelle proporzioni legate alla prospettiva lineare nella pittura o anche all'armonia compositiva della rappresentazione scultorea, per il Barocco invece è proprio la forma ellittica, la forma irregolare, in qualche modo perfetta nella sua imperfezione, a caratterizzare questa epoca. Il barocco si esprime sostanzialmente nelle diverse importanti città europee, una delle quali, tra le più importanti, ricordiamo proprio la città di Roma, città dei papi che dettero al barocco e ad alcuni artisti che nell'arte barocca si sono distinti, uno spazio, dettero a questi artisti uno spazio, un'importanza particolare. Il barocco è espressione di potenza, di un potere conquistato attraverso una suggestione, diciamo così, politica, ma sicuramente una potenza di particolare interesse in relazione a una cultura che deve non guidare, ma soggiogare lo spettatore. In questa direzione, quindi, alcuni artisti seppero meglio di altri distinguersi. Intanto, ovviamente, ricordiamo che molte città europee presentano testimonianze architettonico-artistiche di stile barocco, quindi le grandi capitali europee che, diciamo, noi non studiamo in modo analitico, ma che vogliamo ricordare in modo, così, diciamo, trasversale. Quindi, ovviamente, ricordiamo Parigi, naturalmente Berlino. Per certi aspetti, anche Londra, sebbene sia in questo senso una città più marginale, Vienna e infine le grandi città spagnole, nelle quali, Madrid in particolar modo, il barocco seppe esprimersi in modo compiuto e sontuoso. È però Roma la città che ci interessa particolarmente perché noi studiamo il barocco
romano e in particolar modo la figura di Gian Lorenzo Bernini, che è certamente il massimo rappresentante dello stile barocco, quello che meglio di tutti ha saputo interpretare i caratteri dello stile barocco e la sua peculiarità, la sua identità. Gian Lorenzo Bernini, proprio attraverso il suo straordinario talento, un talento naturale che gli deriva forse anche dall'averlo in parte ereditato dal padre, che era scultore, Pietro, ma per un miracolo della genetica, un talento che non si è ripetuto in quelle forme così compiute, forse in nessun altro artista del secolo, Gian Lorenzo Bernini interpreta compiutamente, in modo totale, potremmo dire anche totalizzante, il barocco romano. Roma è la città dei grandi rinnovamenti, delle grandi trasformazioni che si avviano alla fine del Cinquecento, con la conclusione del Concilio di Trento, con l'affermazione di quella che un tempo si diceva controriforma cattolica, insomma quella riforma cattolica che si contrappone allo scisma luterano, Roma diventa la città da rinnovare, nella quale i papi, i cardinali, le diverse gerarchie ecclesiastiche hanno bisogno, dentro la città di Roma, di dimostrare il rinnovato potere. Un rinnovato potere, un'immagine di forza che si trasforma nella ricostruzione delle chiese, nella ricostruzione dei palazzi, nei cicli scultorei e esornativi degli edifici stessi, ma anche degli spazi della città, perché il barocco è poi è stato anche importante e significativo per quelle che vengono identificate come gli interventi che hanno a che fare con l'urbanistica, quindi il rifacimento di piazze, strade e di quelle strutture che dovevano essere di effimera decorazione, ma che poi divennero stabilmente presenti nelle città europee, nella fattispecie nella città di Roma, le fontane, per esempio. La fontana, potremmo dire, rappresenta le fontane barocche, alcune di esse realizzate proprio da Gian Lorenzo Bernini, rappresentano un po' emblematicamente il barocco, il rumore dell'acqua, la sontuosità dei marmi che la caratterizzano, crea un mix in qualche misura rappresentativo proprio del barocco, scenografia, teatralità, suggestione. Ecco, il barocco è legato infatti alla nascita e all'affermazione di un certo teatro, teatro che a partire dal fine del Cinquecento diventa una delle forme di espressione tra le più importanti nella cultura europea. Dicevamo Gian Lorenzo Bernini, che nasce a Napoli nel 1598 da questa famiglia di scultori. Il padre è scultore, si trova a Napoli per lavorare nel Duomo di Napoli. Il bambino nasce lì, ma poi si trasferirà Gian Lorenzo con tutta la famiglia a Roma. E a Roma vivrà praticamente l'intera sua vita, piuttosto lunga per l'epoca. Muore infatti a Roma nel 1680. Gian Lorenzo è pittore, scultore, scrive canovacci teatrali, fa l'attore, è uomo amato dalle donne, è persona che sa tenere la conversazione, è il protagonista del Seicento. Vuoi per il lungo percorso biografico, vuoi per il grande talento, vuoi per l'inventiva straordinaria che poi nell'arte barocca è uno degli elementi, insomma, direi non marginali. Egli lavora a Roma in moltissimi contesti, intanto come scultore, fin dalla primissima giovinezza, questo è il suo talento primo, più importante, che lo porta a realizzare opere di grandissima bellezza. Ricordiamo fra tutti i diversi gruppi scultorei contenuti ancora oggi nella Galleria Borghese, quindi che facevano parte della collezione del cardinale Scipione Borghese, di cui noi conosciamo già l'identità, avendo studiato Caravaggio e ricordando, insomma, che Caravaggio aveva per lui lavorato. Scipione Borghese è il cardinale nipote, cioè il nipote di Paolo V Borghese, eletto al soglio pontificio nel 1605, ed è colui che almeno nei primi 20 anni circa del Seicento, insomma, un pochino domina il panorama dei collezionisti, e vogliamo dire non soltanto dei collezionisti romani, domina il panorama politico di Roma.
Per Scipione Borghese, il giovane Bernini lavora realizzando diversi gruppi scultorei, come dicevamo, il più noto fra tutti Apollo e Dafne. Il tema, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, quindi tema classico, viene reinterpretato in una chiave dinamica e in qualche modo emotivamente coinvolgente, qual è appunto il gruppo scultoreo che è conservato nella Galleria Borghese. Questo aspetto, la emotività, l'aspetto emotivo, l'aspetto di coinvolgimento personale dell'artista nella realizzazione dell'opera, dell'opera che è in dinamico movimento di fronte a noi di fronte a un'opera scultorea, un'opera di Bernini, un'opera barocca, in qualche modo ci sentiamo travolti da un vento che ci coinvolge nel movimento, dato dal movimento delle figure e nello stesso tempo ci sentiamo emotivamente, dicevamo, sentimentalmente coinvolti. Non viene l'arte barocca a sollecitare la nostra mente, la nostra ragione, ma bensì la nostra emozione. Ecco dunque che Bernini, dicevamo, il gruppo scultoreo di Apollo e Dafne racconta negli anni, intorno agli anni 22-25, quando lui ha circa 25-27 anni, attraverso quindi un talento naturale, diciamo, molto significativo nell'utilizzo tra l'altro del marmo. Voglio ricordare che questo gruppo scultoreo è un monoblocco, quindi insomma un lavoro anche di difficile realizzazione. Ebbene, tutto questo insomma produce come risultato uno dei massimi capolavori dell'arte barocca, tra i tanti, per la verità, che Bernini elaborò per Scipione Borghese. Resta il fatto che egli è stato scultore anche nell'età più matura, ricordo, relativa agli anni 50 del 600, la cosiddetta transveberrazione di Santa Teresa d'Avila, cioè l'estasi di Santa Teresa che proprio si trova nella Cappella Cornaro, cioè nel transetto a sinistra dentro la chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini lì racconta l'estasi di questa santa cinquecentesca, spagnola, Santa Teresa d'Avila, appunto, che nel racconto della sua vita ci racconta appunto di queste estasi nelle quali lei si sentiva, diciamo così, in una stretta relazione con Dio. E nella rappresentazione, il gruppo scultoreo composto dalla figura della santa e da un angelo, l'artista mostra proprio questo coinvolgimento emotivo della santa stessa, ma anche la vibrazione del suo mantello, il rapporto di aggancio visivo con l'angelo, raccontando, insomma, attraverso la straordinaria capacità di interpretazione e oltre che materialmente scultorea che l'artista ci propone, ecco questa idea che la scultura barocca debba trasmettere emozione nella sua, potremmo dire, irregolarità, cioè non una perfezione armonica, ma un coinvolgimento emotivo dello spettatore attraverso il talento, la qualità dell'artista. Egli è stato poi anche grandissimo scultore che ha realizzato altre opere, per esempio il baldacchino di San Pietro, grande ciborio costruito sull'altare maggiore di San Pietro per la famiglia Barberini, sedente il pontefice Urbano VIII Barberini. E per Barberini lavorò insomma in tanti contesti, ma questo è sicuramente quello più noto fra tutti, opera in fusione bronzea di grandissima complessità che effettivamente ancora oggi testimonia della sontuosa e scenografica rappresentazione che la messa, la chiesa e i suoi arredi liturgici, quindi di conseguenza dicevo le messe, così come venivano organizzate in età barocca, dovevano suggestionare questi strumenti, queste opere rappresentate, dovevano suggestionare lo spettatore. Nella rappresentazione quindi del Baldacchino di San Pietro vi è tutta la qualità tecnica del maestro, ricordiamo quindi la grandissima qualità raggiunta dagli artisti dell'età barocca e in particolar modo da Bernini, e infine anche della immagine scenografica e teatrale che in qualche modo anche la messa e i luoghi sacri vanno a mostrare nel periodo di cui stiamo parlando. Ricordiamo infine che l'arte barocca si esprime poi anche attraverso altri canali, dicevamo l'urbanistica, la realizzazione di grandi piazze, ricordiamo l'allestimento per esempio di Piazza Navona che insistendo sulla parte centrale, sulla pista del circo
di Domiziano è tuttavia arricchita dalle fontane, in particolar modo dalla fontana, quella centrale, la fontana dei fiumi, che fu proprio realizzata da Bernini alla metà proprio del 600 per Innocenzo X Panfili. Quindi sentite quanti papi poi furono poi quelli con cui, insomma, Bernini nel corso della sua lunga vita ebbe a confrontarsi, insomma, la costruzione e la realizzazione di questa grande fontana, una fontana che fu pensata quasi dalla notte alla mattina, di cui conosciamo alcuni bozzetti, che è ancora oggi la rappresentazione, diciamo, plastica della capacità, diciamo, versatile dell'artista, la realizzazione dei quattro fiumi, quattro figure che si riferiscono ai quattro fiumi relativi ai quattro continenti allora conosciuti. Ovviamente l'Oceania nel 600 non era ancora nota, e la sistemazione al centro di questa composizione scultorea, di questo grande obelisco antico, che in qualche modo coniugava antico e moderno, potremmo dire, ripristinando comunque gli acquedotti e proponendo questa fontana non soltanto come arredo della piazza, ma anche come fontana di piazza, cioè quella che sarebbe poi servita ai romani, possiamo dire, per approvvigionamento idrico. Quindi la grande piazza, la piazza Navona, e al centro della quale la grande fontana. Ma ricordiamo anche che nei lavori di urbanistica tipici dell'età barocca, nei quali ha lavorato il nostro Bernini, non possiamo, dicevo, dimenticare Piazza San Pietro, grande, monumentale realizzazione. In questo caso Alessandro VII Chigi è il committente, forma ellittica, costituita appunto da questi due bracci ellittici ai lati della piazza, che Giulio Carlo Argan ha definito le due braccia, le due grandi braccia con cui la Chiesa accoglie i suoi fedeli. Quindi la capacità anche di interpretare, non solo sotto il profilo architettonico, urbanistico, ma vogliamo dire ideale, le richieste dei committenti. E infine il suo essere anche architetto. Ricordiamo fra tutte la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, una chiesa che egli realizzò per il seminario gesuita, ricordando naturalmente che questa è l'epoca poi in cui nascono o si affermano alcuni degli più importanti ordini architettonici, ordini religiosi dell'epoca, e tra questi appunto i gesuiti, e il seminario gesuita è quello per il quale egli realizza la chiesa di Sant'Andrea, anch'essa di forma ellittica, di una ellisse che si apre nel senso orizzontale, cioè si entra in sostanza dal lato lungo della chiesa, e che era stata pensata e realizzata, è stata realizzata nella fase tarda della sua vita per diciamo, arricchire questo complesso architettonico nel quale si trovava il seminario gesuita. E pensate che Bernini non si fece pagare per questo progetto, ma ne ebbe in cambio la possibilità di andare tutti i giorni a prendere il pane, che era pare il più buono di Roma, prodotto dal forno del seminario stesso. Intorno a Gian Lorenzo Bernini quindi si snoda un percorso artistico estremamente vario, che però insomma concretizza attraverso alcune delle opere, alcune sono quelle che noi abbiamo citato, ma insomma attraverso molte delle opere da lui realizzate, concretizza in modo compiuto, importante, il senso di teatralità, di forza e di esercizio di potere che l'arte barocca ha saputo concretizzare, ha saputo mostrare, e in fondo dimostra anche a noi, donne e uomini molto più smaliziati del mondo moderno, che pure quando entriamo in un sontuoso palazzo dell'epoca o in una chiesa, ancora più semplice, entrare in una chiesa barocca a Roma, direi, ce ne sono tante, Roma fu rinnovata in modo molto importante proprio nel 600, ancora a noi, dicevamo, mostra quella suggestione, quella forza comunicativa che tutte le arti mescolate tra loro, pittura, scultura, architettura, dimostrano e in qualche modo offrono allo spettatore d'allora e anche allo spettatore moderno.